Ciao a tutti, nel video di oggi faccio vedere come piantare le talee di salice. Lo faccio di solito nel periodo, quando inizia il periodo autunnale, basandomi su quanto ha piovuto. Adesso è iniziato a piovere un pochino, il terreno è più morbido, quindi le talee riescono a impiantarsi meglio nel terreno. Nel periodo di pioggia dell'anno scorso ho piantato queste talee qua di salice, ovviamente sono cresciute. Il terreno in cui li sto impiantando adesso è invaso da rovi. Ho passato il decespugliatore e ho raso tutto il suolo. Qualche talea sono riuscito a vederla che spuntava tra i rovi e quindi l'ho salvata. Ma tante le ho tranciate con la lama perché ovviamente quando i rovi sono così, vedete qua dove ho smesso di tagliare. Un misto di rovi, erbe infestanti. E quindi se pianti delle talee non si vede più niente. Qua avevo piantato delle talee su. Non sono riusciti a crescere perché erano soffocate dai rovi, non tanto a livello di mancanza di risorse dal terreno, ma proprio mancanza di sole perché erano completamente sotto l'ombra dei rovi. Per ovviare a questo problema, quest'anno utilizzo i teli di pacciamatura. Come vedete qui ho già piantato tre talee e il procedimento è molto semplice. Ho tagliato un ramo di salice, adesso ho disponibile solo la parte più sottile, ho già usato la parte più grossa. Comunque praticamente quello che faccio è tiro via i rametti, adesso sto usando la forbice perché ho in mano quella, ma il salice è talmente morbido che si taglia molto facilmente. Taglio i rametti e prendo una parte di bastoncino di questo salice. Prima di farlo però, allora, buco nel telo da pacciamatura alla distanza che preferisco uno dall'altro, non li faccio regolarmente perché voglio che cresca un po' tipo bosco naturale, però vabbè, ognuno fa come gli garba. Ovviamente faccio un buchino qua nel telo da pacciamatura, a questo punto prendo il martello e questo palo appuntito e vado a fare il buco nel terreno martellando il Adesso che ho impiantato bene il palo, aspettate che sposto questo. Adesso che ho impiantato bene il palo, guardo qua dove sono arrivato, tiro fuori il palo. Ok, e questa qua praticamente sarà la parte dentro al terreno della talea che metto. Siamo su una spanna, saranno 23-24 centimetri. E adesso posso utilizzare questo. Vedete che non è che devo fare chissà quale cosa, posso anche spezzarli con le mani i rami. Conto la spanna che era dentro al terreno e gli lascio fuori, diciamo, un altro 10-15 centimetri e posso romperlo. Sì, diciamo che con la cesoia sarebbe venuto meglio, però è là e questa qua è solo una dimostrazione. Di solito lo faccio con la cesoia. Comunque lo inserisco nel terreno e basta, e l'abbandono qua. Chiaramente il buco che ho fatto è più grosso della talea, ma non sarà un problema. Non sarà un problema perché se piove ancora il terreno si assesterà ulteriormente e pian piano andrà ad adagiarsi sul bastoncino che ho messo in terra. Come vedete, ho utilizzato lo stesso metodo l'anno scorso e ha funzionato sempre. Quest'anno sarà più affidabile come metodo perché col telo da pacciamatura non dovrò andare a cercare le talee tra le erbacce, ma semplicemente spunteranno e dovrebbero anche garantire meno competizione tra vegetazione. Quindi così dovrebbe essere il metodo che funziona meglio.
Niente, vi aggiorno poi quando vado avanti col lavoro qua, perché per adesso ho messo giù solo un telo. Farò la stessa cosa più avanti con quel salice che ho dietro. Lo tiro giù. Chiaramente il tronco e i rami grossi diventeranno legna, i rami piccoli diventeranno talee, che saranno nuovi alberi.